quarta edizione Festival Giallo Garda, siamo in compagnia di Fabrizio Guarducci, il quinto volto, menzione romanzo edito. Allora, il quinto volto, già la copertina è molto interessante. Sì, vero. Sì, vero. E ci racconta un po' la trama di La questo trama è romanzo. questa è un giallo, però la scusa del giallo è per far capire un po' alle persone in maniera, per presentare in maniera diversa che cos'era il Rinascimento. Che cosa parla questo libro? Questo libro parla dell'assassinio di Masaccio. Masaccio era un giovane venuto dalla campagna che venne a Firenze e cominciò a fare il suo mestiere di pittore. Purtroppo lui non aveva tanti mezzi e venne aiutato molto da Brunelleschi e da Donatello. Cosa succede? Succede che questo ragazzo ebbe una fortuna incredibile. Infatti, se voi andate alla Cappella Brancacci, c'era Masolino che era bravo, ma era un gotico, l'ultimo dei gotici. A un certo punto loro cominciano a dipingere insieme e Masaccio era molto più bravo. Allora Masolino diceva: "Ma che è possibile che questo ragazzino venga a prendere il posto mio qua, questo non mi torna", e cominciarono a fare una sfida. Se voi andate a Firenze nella Cappella Brancacci la vedete, ci sono due Adamo ed Eva, uno sulla sinistra e uno sulla destra. Quello sulla sinistra, gotico, di Masolino, belli, Adamo ed Eva fermi, senza una voce, senza nulla, senza vita. Quello di Masaccio invece sono pieni di paure, di tormenti perché hanno peccato. E di lì nasce il Rinascimento, perché la pittura non è più mimesis, ma è metexis, partecipazione. Il giallo. Il giallo, nella seconda edizione, Vasari disse che Masaccio è stato ucciso di veleno, e lo stesso lo disse anche il Billi nel suo libro, che è stato avvelenato. Per quale ragione è stato avvelenato? Per tante sono le ragioni che non ve le dico tutte perché dovete leggere il libro, però una cosa interessante è questa, molto interessante, che Filippino Lippi, 52 anni dopo, quando andò a finire la Cappella Brancacci, perché Masaccio era morto, c'era qualcosa che non gli tornava. E allora cominciò a indagare e queste indagini lo portarono a parlare con suo fratello, che si trovava, il fratello di Masaccio, che era ancora vivo. E insieme poi scoprirono l'assassino. Qual è il mistero? Qui nel libro lo dice. Posso? Sì. Qui c'è, nel libro c'è scritto qua. Quando Filippino Lippi pensa di finire, vede a un tratto, questo era come l'ha trovato lui, e vede una testa isolata. E dice: "Ma come mai c'è questa testa isolata? Per quale ragione? Fare una giornata costa molti soldi, come mai Masaccio fa una testa e basta? Ci sarà una ragione?" Certo. Allora, studiando questo, lui è riuscito a capire veramente come sono andate le cose. Ha visto i disegni preparatori, poi alla fine lui, per essere sintetico, ricostruisce, però c'è una cosa bella. Questo è il finale, e se voi vedete qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5 teste, quindi 5 corpi e 4 paia di piedi. Ah, però. Filippino Lippi ha lasciato la faccia dell'assassino. Quindi questo è stato studiato in termini Interessante. veramente, sì, è interessante perché, e poi questo spiega il Rinascimento. Certo. Spiega che questo ragazzo, applicando la matematica alla pittura, e questa fu la gelosia, Sto lui contando i piedi intanto. conti, 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 tanto voglio Sono le otto contare 50 veramente. volte, sì, sono otto veramente, che questo ragazzo, applicando la matematica alla pittura, ha fatto il Rinascimento, perché dopo la matematica si è applicata alla chimica, all'architettura, a tutto. Questa è la grande importanza che ha fatto questo ragazzo. Un giallo storico, quindi possiamo È un definirlo. giallo storico basato su cose abbastanza vere, Una insomma. sua collega, diciamo, non collega, Uguale, non professoressa, persona ma però umana. una scrittrice di romanzi gialli storici dice che la storia deve essere protagonista Sì. dei romanzi. Se non è protagonista, non è un giallo storico, è un giallo che puoi ambientare. Sì. Quanto è protagonista nel suo romanzo la storia? Tutto. Tutto. È tutto perché in questo contesto, lei mi capisce, siamo in un momento in cui c'era il grande Gentile da Fabriano che cominciava a dipingere con tutto oro, eccetera. La pittura non era altro che tutto, fronzoli, come una bella donna messa con tutto oro, eccetera. Non c'era nulla, era vuota, no? I greci si erano dimenticati. Allora poi ti arriva questo ragazzo e comincia a dare in quel momento Un nuovo proprio questo volto. nuovo volto, ma ti dà proprio la possibilità di capire il sentimento, l'interpretazione.
Infatti Michelangelo, tutti i più grandi artisti sono andati là. Ed è il secolo e anche è il protagonista al Quattrocento, certo, con le sue cose, con le sue paure, i suoi tormenti. Molti pensavano che Masaccio... È importante anche per voi fiorentino. Sì, sì, questo sì, perché c'è il Rinascimento, non c'era turista a Firenze, va bene, non si poteva fare. Però la cosa bella da dire è questa, di questo ragazzo, che lui ha portato veramente una forza tale nella pittura, che, e poi c'è una cosa, dal principio si credeva che l'assassino fosse stato un uomo nato più vicino, a Castiglione o Olona. Quando io, questo libro è stato fatto 22 anni fa, le ricerche sono state, poi è stato riscritto dopo da me perché dovevamo farci un film, e poi non è stato fatto per ragioni di budget, però venne fatto un processo qua, ne parlarono tutti i giornali, finalmente si è scoperto l'assassino di Masolino, di Masaccio, l'abbiamo scoperto, eccetera, tutti i giornali oggi, eccetera, a parlarne. E venne fatto qui con Cardini a Castiglione Olona, perché ci sono gli affreschi di Masolino, un processo venne fatto, okay, per capire. E venne fuori che Masolino non era stato lui a ammazzarlo come molti pensavano, infatti è dimostrato. Perché certo, questo? E poi finisco. Perché quando va nella Cappella Brancacci a Firenze, dopo questi due veramente galli in un pollaio, ogni tanto si becchettavano, eccetera, cosa succede? Succede che lui si accorge che Masaccio dipinge una cosa che era contro la Chiesa. Che cosa? Il tributo. Siamo nel 1425, c'è il catasto, la gente vuol far pagare le tasse alla Chiesa e questo ti fa il tributo del gavigliere che chiede soldi a Gesù e Gesù lo paga, eccetera, in quel momento. Dice, ma cosa mi stai facendo? E infatti Branda da Castiglione di qua cosa fa? Prende e manda Masolino in Ungheria e Masaccio andrà a Pisa, eccetera. Progetti per il futuro? Sì, allora questo è un incidente di percorso, il giallo. In che senso? Che io scrivo libri più che altro riguardo al misticismo e al linguaggio. Sì, teoria, altri libri. Ora l'ultimo libro che uscirà è interessante perché è uno studio approfondito, è vero, sui cateri, che non è stato mai affrontato. E voi qui a Desenzano avevate i patarini che venivano dai catari. Non si sono mai conosciuti abbastanza queste persone perché purtroppo sono stati ammazzati tutti con una crociata dalla chiesa di Roma. Cioè, ora facciamo fare qua. Questo è interessante. Comunque io da Milano. No, va bene, non c'è nulla di male, non si è scappati. È questione che noi conoscevamo i catari dall'Inquisizione. Certo. Va bene, allora ringraziamo innanzitutto Fabrizio Guarducci per essere stato con noi e per averci raccontato Il Quinto Volto, che è Lorenzo De Medici Press editore, e menzione a quarta edizione Festival Giallo Garda, romanzo edito. Complimenti. Grazie a voi, mi piace molto l'ambiente, fatemelo dire questo, ho trovato veramente una forma di empowerment, questo profumo di vino e di libri che mi riempie il cuore. Grazie, sì, grazie. Sì, sono accordato, accordare i cuori che si uniscono. Grazie.